Ragazzi, buongiorno. Sei pronta a questa nuova diretta? Oggi lezione funzionale, 30 minuti. Iniziamo con un grande blocco d'addome e poi ci muoviamo su tutti i lavori funzionali che integrano tutto il corpo. Ok? Obiettivo numero 1, riscaldamento. Lì c'è il bastone, già lo sapete. Iniziamo con un po' di riscaldamento e cerchiamo di prepararci per oggi. Braccia tese, mani un po' più ampie delle anche grandi circonduzioni per le spalle. Disegnate bene dei cerchi, 10 circonduzioni anche, lavorate bene su quella che è la mobilità scapolare, quindi concentratevi nel tenere la schiena dritta e ruotare il più possibile. Fatti 10, si cambia, braccia tese in alto, squat, giù di squat e più su. Concentratevi nel tenere le braccia più tese possibile in alto. Durante la settimana abbiamo lanciato una piccola sfida che era quella dei 100 squat. Vediamo oggi 100 squat se fate come vanno. Lavoriamo bene sulla tecnica, quindi preparate bene tutto il corpo, non solo le gambe, ma anche il basso schiena, i muscoli femorali e i glutei, per aumentare il più possibile la cosciata. Terzo esercizio, deadlift. Stringete un po' le mani, ruotate le scapole, scendete con il bastone sotto il ginocchio e poi su. Concentratevi nel deadlift, scendere in basso, tenendo il bastone piegato e le scapole chiuse dietro. La posizione iniziale e quella finale rimangono uguali, non perdete l'allineamento vertebrale e la vostra curva fisiologica. Altri due. Ultimo. E ripartiamo da capo. Circonduzioni. Da qui, grandi cerchi. Ok, l'obiettivo qual è? Tenere costantemente il bastone in tensione, cercando di fletterlo, e aggiungere questa grande circonduzione per aumentare l'attivazione dei piccoli muscoli scapolari. Non solo il muscolo del trapezio, ma tutti i muscoli interni e farvi aumentare quella che è la percezione di movimento nella parte superiore. Stop, braccia tese in alto, squat. Altri 4, 3, 2, 1, deadlift, di nuovo, petto alto, ginocchia morbide, non troppo tese, scendete spingendo indietro le anche. Se il vostro ginocchio si piega leggermente va bene, l'obiettivo è quello di far scendere tensione qua tramite il movimento e tensione nel centro della schiena tramite la tensione continua nel bastone. Ok, altri 4, 3, 2, 1 e stop. Allora, nel bastone. Parte di riscaldamento iniziale andata. L'obiettivo adesso diventa quello di lavorare sull'addome, sui vostri addominali. Facciamo un bel circuito iniziale. Continuiamo la fase di riscaldamento, usiamo anche come circuito per preparare un po' meglio tutto il corpo. Poi passiamo al resto del corpo. 4 esercizi, 30 secondi ad esercizio. Primo esercizio crunch, mezzo stacco bassi, cerniera e over. Ok? Quindi si va subito sdraiati a terra. Mezzo crunch, 30 secondi. Ricordatevi, vi ho consigliato di usare il timer, lo sapete. Io mi sono accorto nelle dirette il timer non si sente, userò il cronometro per essere più efficace e rispettare meglio i tempi. 30 secondi, mezzo crunch. Andate sdraiati a terra. Le ginocchia sono 90 gradi e le mani alle tempie. Di
L'obiettivo è attivare forte l'addome, quindi iniziate con lo spingere in basso la schiena. 30 secondi da ora, via. Sulle spalle e giù. L'obiettivo non è la velocità. In questa fase è l'escursione. Tenete la schiena a poggio e ruotate solo dalla parte superiore del tronco. Sempre schiacciato a terra, la schiena non si apre neanche quando scendete e l'obiettivo è continuare a rimanere nel vostro retto addominale. 5, 4, 3, 2, 1, stop qui, cerniera, gambe 90 gradi, mani alle denti, andate su verso le caviglie e poi scendete. Curiamo l'ultima fase del movimento, in cui strizzate più forte possibile i vostri addominali per riuscire a raggiungere le caviglie. Ovviamente per aumentare l'intensità sì, andate più veloce, ma cercate di mantenere sempre il movimento controllato. Ultimi 30 secondi, cambio. Plank, braccia tese, schiena dritta, da qua, tocco la spalla opposta senza ruotare col busto. Provate a non oscillare e a non muovervi col corpo. Lasciatesi in basso, so, e ruotate. Ruotate solo il braccio, arrivate alla spalla e poi giù. Attenti a non colpire e a scendere. Il corpo rimane fermo e le mani non fanno rumore. E stop. 30 secondi di pausa. Altri due giri. Continuiamo con l'attivazione addominale. Ok? Allora, l'obiettivo qual è? Lavorare qui. I primi tre esercizi vi aiutano a creare tensione qua dentro. Quanti di voi stanno seduti a casa? Tutti. Quanto tempo state passando a letto? Ecco, questi esercizi vi aiutano a essere più forti qua, mantenere più controllo, togliere la schiena, siete fermi un po' di giorni. Di nuovo, crunch e giù. L'obiettivo di oggi non è quello di raggiungere un grande peak cardio, ma di lavorare tramite l'attivazione dei muscoli del core, tutti quei muscoli che ci aiutano comunemente nella stabilità di tutti i giorni, soprattutto in questa situazione. 3 secondi e cambio, da qui spalle e gambe. Ricordatevi, attivazione addominale, non troppo veloce ma non perdete la schiena. Quindi restate fermi qua, non perdete la schiena. Da qui, spalle, gambe su, spalle, gambe giù. Mantenendo sempre il controllo degli addominali del corpo. Fermi così, 30 secondi, cerniera su. Su, caviglie, stop. Su, caviglie, stop. L'obiettivo è quello di tenere tensione costante negli addominali. Tensione costante vuol dire non mi rilasso quando scendo, le gambe restano a 90 gradi, quadricipiti leggermente in tensione, tocco le caviglie e scendo. E stop, si cambia. Da qua, braccia tese, schiena dritta, fermi nel plank stabili, stop. Ok, cercate di strizzare forte i vostri addominali. Quanto più riuscite a tenere la schiena dritta, tanto meno ruoterete nel busto. Le gambe non sono solo un appoggio, sono il vostro vincolo per il pavimento, quindi provate a stringere il più forte possibile i quadricipiti per bloccare il busto. 3, 2, 1, recupero. Ok. Secondo giro andato, restiamo sempre nella parte addominale, continuiamo con il terzo giro. Se riuscite a mantenere ancora di più controllo, se anche nel secondo giro siete riusciti
essere stabili. Terzo giro, lavorate anche sulla vostra velocità, la possiamo aumentare un po'. Ovviamente se aumento la velocità ma perdo la tecnica, non ha senso. Non vi fermate neanche se andate più veloci. Veloce, sono stanco, abbasso la velocità. Primo esercizio, crunch, 30 secondi, un po' più veloci, via. Concentrate la pressione addominale, trattenendo leggermente l'aria, e quando salite poi la buttate fuori. Questo vi permetterà di percepire ancora meglio i vostri addominali che lavorano. Provate se volete a mettere la mano sull'addome e a sentirli mentre si strizzano, mentre le costole si avvicinano verso il basso.
Ricordatevi che soprattutto in questa fase è fondamentale il range. Quindi scegliete voi l'opzione, ma non vi fermate. Puntate 100, ma è fondamentale il range. Se vi rendete conto che scendete di meno o non distendete le gambe, continuate per tutti e 2 minuti. 1 minuto e 13 passato ora. Ok, nel momento in cui siete più stanchi, sentite le gambe bruciare, ricordatevi che avete l'opzione. L'opzione vuol dire scendere col bastone o con la sedia, ma ricordati i range, o al parallelo o un po' più giù. Usate l'appoggio per aiutarvi. Mancano 15 secondi, dovreste stare più o meno a 85 squat o meno. 4, 3, 2, 1, stop, bravo. Ok, le vostre gambe dovrebbero essere belle piene di sangue, dovreste sentire anche la pressione. Recuperate 30 secondi, 100 squat li abbiamo fatti. Adesso se volete dalla prossima volta mi taccate sino ai tempi, ma riprovate in questo modo a fare gli squat, ok? Si passa alla seconda fase di gambe, si rimane su quello che è il lavoro in accosciata. 2 esercizi che sono l'affondo statico, da qua scendete giù il ginocchio, tenete il petto alto e risalite su, senza distendere completamente le gambe. Primo esercizio, secondo esercizio, rimane sempre un affondo, il busto si sposta leggermente in avanti, la mano va sul quadricipite e quando salite staccate la gamba dietro. 30 secondi ad esercizio, 2 esercizi. Gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra, gamba destra. Lavoro asimmetrico, alternato. Affondo statico, posizione. Partite da terra con me. 3, 2, 1, via. Su, scendi tocchi terra. 30 secondi. Se prima hai fatto 100 squat in 2 minuti, in 30 secondi, primo giro, puoi scendere così lento con me. Perché la pressione va per capire meglio il movimento. I piedi, ricordatevi, non si uniscono mai, sono come se fossero su due binari, ok? Ancora, 5, 4, 3, 2, 1, cambio gamba. L'obiettivo rimane la spinta nella gamba avanti, questo è 70-30, la gamba dietro un po' lavora. Se la sentite tirare troppo o la sentite tirare più di quella avanti, provate a fare questo, guardate. Il vostro tallone spinge molto di più in avanti e scendete solo 90 gradi. In questo modo continuerete a isolare solo la gamba avanti senza forzare troppo sull'allungamento del quadricipite dietro. E cambio. Secondo esercizio, cambio gamba, mi sbilancio in avanti e vado su, staccando completamente il piede da terra. Concentratevi nell'usare solo la gamba avanti in questo caso. La gamba dietro vi serve per non cadere, ma solo all'inizio del movimento. Quindi, se vedo questi, non è più un lavoro isolato nella gamba avanti. Controllatevi se volete allo specchio, ma cercate di non usare la gamba dietro. Cambio. Affondo. Gamba su. Affondo. Gamba su. Controllo che parte dei vostri addominali per tenere il busto fermo e continua nelle vostre gambe per continuare a creare pressione. 3, 2, 1, stop, recupero. 30 secondi. Si lavora sempre nello affondo. Gli obiettivi sono differenti. Nel primo esercizio un po' più facile, posso andare più veloce, potete gestire il peso con entrambe le gambe. Secondo esercizio, un po' più difficile, si lavora molto di più anche su quello che
la capacità di stabilizzare delle vostre gambe, delle vostre caviglie, quindi cercate di essere ben piantati a terra. Si riparte, primo esercizio, 30 secondi, semplice a fondo, da qua, scendi giù 90 gradi e risali. O qui, o se riesci a scendere senza perdere l'allineamento lombare, fino a terra. Ok, ricordatevi, secondo giro, più tensione possibile nella gamba avanti, accelerate un po', spingete un po' di più dal centro del piede. Cambio gamba. Range. O arrivo a toccare terra, o arrivo a sfiorare terra, o scendo 90 gradi. Che sia sempre lo stesso. Ok? Scegliete un range e non vi muovete da lì. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio gamba. Da qui, affondi, ti sbilanci e vieni su. In questo caso, la gamba su si distende, si lavora sulla stabilità della gamba avanti, sulla forza della parte in basso e sulla massima chiusura dei vostri muscoli. Quindi giù, tocchi, su, risali, stop. L'importante è non usare la gamba dietro. Cambio gamba. Oggi non è un circuito cardio, l'obiettivo è quello di farvi percepire i muscoli che lavorano. Non vi ho detto di andare veloci, quando poi in settimana lo ripeterete, potete andare più veloci, perché avete acquisito i movimenti, la percezione di questi movimenti. 5 secondi, dovreste avere le gambe che iniziano a bruciare. Quanto più ti sbilanci in avanti, tanto più luce. E stop. Ok. Ultimo giro. C'è anche un'opzione. Se volete lavorate col bastone. Come vi siete aiutati nello squat, bastone a lato, vi aiutate col bastone. Cerchiamo nel terzo giro di aumentare la percezione della gamba che lavora e di quella che praticamente deve essere morta il più possibile. Ok? Quindi se volete il bastone, se no, più avanzati, anche solo a corpo libero, ma cercate di percepire una gamba in più rispetto all'altra. Ok? Gamba destra avanti. O sinistra, dipende da come avete iniziato. In appoggio, a fondo, asimmetrico. Stop. Aiutatevi più col bastone, sempre per tenere la schiena dritta. Impedire al busto di oscillare. Il movimento è perpendicolare, promettere l'attivazione che va dal gluteo ai femorali. Tre, due, uno, cambio. Questo è un ottimo vincolo, non vi costringe troppo a restare perpendicolare con il muro, però vi aiuta nel momento di necessità, cioè quando scendete, a tenere il busto sempre dritto, e questo vi fa percepire di più il lavoro in quello che è la gamba avanti. 11 secondi. Attenti a non sbilanciare, ok? Fino alla fine. Cambio. Penso che si sposta avanti, tutto il corpo che viene su. Scendi, stop. Penso che si sposta avanti, tutto il corpo che viene su. Ricordatevi, questa è la volta. Non è un'oscillazione per salire, ma il corpo rimane sempre nella stessa posizione dall'inizio alla fine. Questo vi permetterà di sentire un po' del cipite, il gluteo, il muscolo femorale. Cambio. Wow, terzo giro si sente? Ricordate di non ruotare dalle anche, il busto rimane fermo. Non vi muovete nel resto del corpo e usate solo la forza della vostra gamba avanti. È un buon esercizio per insegnarvi a fare il pistol squat. 3, 2, 1, stop.
Ok, come stanno le vostre gambe? Le mie bruciano da morire, quindi è il momento di spostarci su un altro focus. Non ci allontaniamo troppo dalle gambe, però continuiamo in quello che è reattività e lavoro ad alta intensità. Piccolo circuito, 3 esercizi. Vi servirà una parete o anche un corpo libero. Primo esercizio, braccia tese in basso, push up, poi punta di piede in ginocchio, scendi nel push up, avvicini il ginocchio al gomito parallelo e risali, scendi nel push up e risali, o così o così. L'obiettivo è come quello del plank di stringere forte i vostri addominali. Si sale veloci, non è uno squat veloce ma uno squat jump. Le braccia vanno indietro insieme alle gambe e si salta. 30 secondi, si va avanti, se hai una parete a disposizione, da qui, ginocchio 90 gradi, schiena dritta, ti fermi qua. Se non hai la parete, va bene anche solo lo squat isometrico con i piedi ampi come le spalle, almeno 90 gradi col ginocchio. Quindi, push up, squat jump, squat isometrico. Bevo un sorso, 30 secondi di esercizio e si riparte subito. Ok, allora, 30 secondi, push up. 3, 2, 1, via. O in ginocchio o in punta di piedi. Ruotate leggermente il busto per aumentare l'attivazione dei muscoli obliqui ogni volta che scendete, oppure rimanete in punta di piedi senza ruotare il busto e spingete il ginocchio più in alto possibile. Ci continuiamo a concentrare nell'addome, ok? Non è petto. Stop, i piedi. 30 secondi, squat, squat su. Continuità nel salto. Provate a usare le braccia, immaginate di andare a muro, su, a ogni salto. 3, 2, 1. Terzo esercizio. Vieni qui, resta ferma. 30 secondi. Ok, in questo caso, piedi perpendicolari sotto il ginocchio. Punte leggermente sollevate e sentirete un mondo che cambia per sotto con le vostre gambe. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pausa. 30 secondi, pausa. Ok, primo giro andato. 3 esercizi. L'obiettivo rimane quello del lavoro funzionale. L'obiettivo rimane quello che vi ho dato all'inizio, per lavorare nel vostro addome. Il primo esercizio, la stabilità al movimento, e crea la spinta per portare sulla gamba. Nel secondo vi rende esplosivi, quindi usate le braccia per coordinare gambe, addome e parte superiore. Nel terzo vi schiaccia contro la parete. Momento di ripartire. Push up, 30 secondi. O in punta dei piedi o in ginocchio. Da qui, via. Ok, se volete la sfida, tocchi, tocchi, 1, 2, 3, 4, aggiungete il movimento dell'esercizio iniziale per creare ancora più attivazione addominale, e i piedi, 30 secondi, squat. Ricordatevi come andare a muro, ok?
recuperate un secondo, sciogliete le gambe e ripartite. Secondo giro andato, ok? Ora siamo proprio nel vivo. Guarda la sensazione che avete nel corpo e poi del lavoro a tutto tondo. Non solo le gambe che bruciano, il cuore che è salito e sentite l'addome, non che fa male, ma che è attivo. Sentite che è caldo il corpo al centro, ok? Ora ci prepariamo per il terzo giro. Sì, mi serve un po' di fiato. Diciamo che mi sono appesantito pure io. Terzo giro. Push up. Poi voglio vedere voi quando tornate come state. 3, 2, 1. Cioè, mi prendono pure per il culo, non lo so. Ricordi la sfida? Braccia tese dietro, gambe sollevate, fermi così e create
una grande circonduzione in avanti. Mani vicino al corpo, mani dietro, cerchi in avanti. State forti i glutei per tenere i quadricipiti distaccati da terra, insegnate un cerchio con le braccia. Se volete, in questo esercizio potete usare le vostre bottiglie d'acqua, perché questo è un ottimo esercizio per le spalle, il centro della schiena e i glutei. E stop. 20 secondi di pausa. E ripartiamo. E l'ultimo esercizio, quello di attivazione nella parte superiore, quello di attivazione dei muscoli posturali. L'hyperextension attiviamo il centro della schiena, che sono proprio quei muscoli che vi sostengono quando state in piedi e quando state seduti. Maggiormente un lavoro posturale. 3, 2, 1. Usciamo stretto. Quando volete recuperare, ginocchio a terra e non vi fermate. 15 secondi ora. L'obiettivo è continuità. Non perdete la schiena, tenetela sempre allineata. E non vi fermate. 3, 2, 1. A terra. Circonduzioni. Stacchi i quadricipiti, schiena dritta, un cerchio avanti. Avvicini, vai dietro, un cerchio. Se non riesci ad arrivare dietro, scivola con le mani a terra. Scivoli a terra, arrivi dietro e stacchi le mani, come se stessi nuotando. Scivoli dietro e appoggi. Oppure sempre sollevato. Stop. 20 secondi, ultimo giro. Ok, più preparati di voi riusciranno a fare 30 secondi, forse 30-40 push-up stretti. Se ci riuscite poi mi taggate anche su Instagram o su Facebook. 3, 2, 1. Scegliete come l'opzione o la sfida. E l'ultimo giro, ricordatevi, l'obiettivo rimane nei vostri addominali e tutti i muscoli che compongono il corpo. Quindi, addome forte, schiena dritta e altri 10 secondi. Gomiti stretti fino alla fine. 5, 4, 3, 2, 1. A terra, stacco i piedi, stacco le mani, un cerchio. Rimanete con le spalle sollevate, ok? Per sentire la mano nel centro della schiena. Quando volete avvicinare le mani, provate ad alzare un centimetro di più il petto per creare maggiore spazio. 3, 2, 1. Stop. Ok, respirate. Respirate qualche secondo. Siamo partiti lavorando su questi addominali. Abbiamo continuato muovendoci verso le gambe, isolandole. Ci siamo mossi un po' più in là, le abbiamo integrate. Tramite addome e gambe abbiamo creato dei movimenti esplosivi e rapidi. E alla fine siamo concentrati nel creare resistenza ai muscoli posturali. Oggi siamo andati un po' più alla lunga, 5 minuti in più, però va bene. Se volete continuate a integrare gli allenamenti, sulla pagina di Sensazione Fitness ci potete giocare, che vuol dire ho fatto funzionale, prendo una lezione di Pilates, dopo 10 minuti ho fatto funzionale, mi sono iniziato a rilassare, aggiungo 30 minuti di Pilates. Giocate con le varie lezioni per migliorare quelli che sono i vostri allenamenti. E ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao!